L'onorevole Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera per il Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a te. Ecco, onorevole Damiano, lei appunto si occupa di lavoro da anni, lo ricordiamo anche come ministro del lavoro nel governo Prodi. Vorremmo proprio da lei, che è un esperto in materia, una valutazione di quelle che sono le misure sul lavoro all'interno della legge di stabilità. Lei ha detto c'è bisogno di maggiore equità, in che direzione? Ma sicuramente non possiamo avere una legge di stabilità che è concentrata sul tema della casa. Io di IMU ne ho piene le tasche, nel senso che non mi sembra una priorità per il Paese. Credo che sia stato anche sbagliato impegnare 4 miliardi sull'IMU, sì, perché chi è più ricco, chi ha un reddito elevato, sì, penso ad un parlamentare, penso a me, può benissimo permettersi, deve direi, pagare la tassa sulla prima casa. È un principio di equità sociale e fiscale. Quindi vorrei che non ci fosse soltanto una discussione sulla casa. Per carità, quella tassa va tolta a redditi medio-bassi, ma non a tutti indiscriminatamente. Certo. E si parlasse invece di impresa, lavoro e stato sociale. Noi abbiamo precise proposte. Io sostengo l'idea di sgravare un po' l'IRPEF, la tassa sugli stipendi del lavoro dipendente. Sì. Mettiamo una soglia fino a 30.000 euro, quindi il medio basso, in modo tale che ci sia una cifra che si eroga una volta all'anno, una tantum a marzo, aprile, a maggio di ogni anno, una volta sola. Sì. Ben evidenziate, esentasse. Non va bene quella del governo, 152 euro all'anno è poco, certo. Restringiamo la platea e facciamo in modo che sia una cifra superiore, 200-250 euro. Secondo, abbiamo il problema sempre del potere d'acquisto, in questo caso delle pensioni. Il governo ha avanzato un'indicizzazione che io non penso che lei non condivide, equa, non la condivido. In che perché senso, è onorevole? Più pazza di quella che abbiamo conquistato come Partito Democratico al tempo del governo Monti con la finanziaria del 2012. È più bassa, quindi previsto, forse troppo spalmata su una platea più ampia. Lei propone di ridurre la platea, no, no, quindi aumentarla? No, non è questo il problema. Nel caso dei pensionati è più bassa perché se lei indicizza al 75% anziché al 90% determinate fasce, certo, è più bassa. Certo, se fa certo il 50 anziché il 75 è più bassa. Se non la calcola per i redditi sopra le 6 volte il minimo, almeno la parte indicizzata fino a 6 volte, toglie dei soldi a quelle pensioni. Quindi certo, è chiaro che vorremmo un'indicizzazione migliore. Poi c'è il tema degli esodati. Ecco, quello è uno dei temi, esatto, che è emerso in occasione dell'approvazione della legge Fornero e che in parte in questi mesi ci hanno detto è stato sanato, ovvero è stato trovata sanato. Ecco, no, forse no, per alcuni no, sì, per altri no. Ci aiuti un po' a capire questa questione. Guardi, noi abbiamo combattuto la legge Fornero per correggerla, abbiamo preso alcune salvaguardie, la prima tranche di salvaguardati di 65.000, sì, una seconda è di 55.000, una terza è di 10.150 e siamo arrivati a 130.150, poi un'altra tranche è di 9.000 e siamo a 139.150, un'altra tranche è prevista in questa legge di stabilità di 6.000 e andiamo a 145.150. Il problema è che moltissimi rimangono fuori. Il secondo problema, e quando dico rimangono fuori sto parlando di persone senza reddito, senza lavoro, senza protezioni sociali, nuovi poveri. Certo. Inoltre voglio dire che di questi 145.000, che è un bel numero, che hanno le coperture, abbiamo impegnato 10 miliardi di euro già stanziati. Lei sa quante pensioni l'INPS ha fin qui liquidato di questi 145.000? Quanti? 25.000. 25, quindi una mancano, porzione ridottissima. È 17%. E sono ne passati mancano, quanti mesi, onorevole, dall'approvazione di queste misure? Vorrei dire che è passato più di un anno, più quindi un anno. Noi corriamo il rischio di avere un fondo con soldi immobilizzati. Certo.
e perché non vengono sfruttati questi soldi? Perché ci sono problemi di famiglie, di esodati cosiddetti, le imprese che non danno i nominativi di coloro che sono in mobilità, problemi, ritardi burocratici, questioni burocratiche che da sempre rallentano l'attività nel nostro paese. Io mi sono scocciato e vorrei interrogare il ministro del lavoro, l'INPS, tutti quanti, gliel'ho detto, fate una programmazione, io voglio sapere entro la fine dell'anno se questi 25.000 diventano 50.000, entro marzo del prossimo anno se diventano 75 e così via, se no certo, cambiamo le regole di questo fondo, perché è inutile avere 10 miliardi accantonati e non spesi quando le persone muoiono di fame. È chiaro. Senta, onorevole, l'ultima questione è quella delle partite IVA per esatto, i giovani. Ecco, tutto il mondo, che poi riguarda non solo i giovani, perché fasce sempre più diffuse della popolazione ricorrono a questa a queste modalità, no, di trovare un rapporto di lavoro e quindi ricorrono alla partita IVA. Che cosa c'era di sbagliato nella legge Fornero e ora in che direzione si può andare? Ma c'era di sbagliato che le partite IVA vedono aumentare i loro contributi fino al 33%. Questo non va bene, bisogna bloccarli al 27%, riportarli al 24% perché si tratta di lavoratori autentici, autonomi veri, ai quali va riconosciuta un'aliquota del 24% come gli autonomi, non il 33% come se fossero lavoratori dipendenti. Questo certo, è il punto. Lavoriamo per le partite IVA, cerchiamo di rendere più facile l'accesso al bonus precari per i giovani. Quindi di queste migliaia di emendamenti di cui tanto si parla, c'è molto scalpore, niente di nuovo sotto il sole, è sempre stato così. Qui chiunque si sbizzarrisce, però alla fine la mannaia cala, rimangono pochi emendamenti che dovranno passare al vaglio di Saccomanni della ragioneria e lì saranno dolori perché esatto, ci vogliono le coperture finanziarie. Quel esatto, infatti conta, si è osservato che quasi l'80% degli emendamenti che sono stati proposti poi sono inammissibili di fatto, ma allora questo a che dubbio serve? Se noi dobbiamo accelerare nel processo di attuazione di tutta una serie di provvedimenti o anche solo di promesse fatte dal governo, ho capito, 3.000 emendamenti non... Senta, ci sono 1.000 parlamentari, sì, vuole che dovranno lavorare, un parlamentare non abbia un riferimento territoriale, devo certo dipingere la scuola Armando Diaz di via Tal dei Tali, devo ripristinare, e purtroppo c'è anche un eccesso di localismo e di frammentazione, però lei sa che quello che conta poi sono gli emendamenti madre, quelli che vogliono i partiti, che certo decidono centralmente, che mettono d'accordo tutti quelli che hanno una copertura finanziaria, e poi ci sarà il maxi emendamento del governo probabilmente, oppure se c'è la fiducia o non c'è la fiducia lo vedremo. Naturalmente si tratta di disboscare molto, è inutile chiedere 1.000 per ottenere 0, esatto, meglio chiedere 10 e ottenere 5. Esatto, esatto. Senta, il problema del cuneo fiscale è stato affrontato nel modo giusto? Ma il problema del cuneo fiscale, guardi, se si vuole fare un'operazione radicale bisogna buttarsi un sacco di soldi che non ci sono. Quando l'abbiamo fatto al tempo del governo Prodi per il lavoro a tempo indeterminato vuol dire che abbiamo impiegato 5 miliardi di euro all'anno. Sì. Questi soldi non ci sono. Adesso ci si è mossi giustamente dividendo il beneficio per metà a vantaggio delle imprese, per metà a vantaggio dei lavoratori diminuendo l'IRPEF, se no fa tutto in tasca soltanto alle imprese, questo non va bene. Per le imprese è previsto 1.700.000.000 che sgrava il costo del lavoro nel caso di assunzione di giovani a tempo indeterminato. Per i lavoratori è previsto, come ho detto, l'IRPEF e poi c'è 1 miliardo di premi assicurativi all'INAI che le imprese potrebbero risparmiare se dimostrano che hanno incidenti e infortuni zero. Questa è una bella cosa perché esatto, combatte, come esatto, si dice, gli infortuni contro sul lavoro, la mancanza di sicurezza sul esatto, lavoro. Esatto, esatto. Staremo a vedere, onorevole, che cosa ne resteranno anche di tutte queste proposte nel momento in cui la legge di stabilità sarà votata in maniera definitiva. Noi ci auguriamo che quelle misure almeno fondamentali possano restare ed essere ulteriormente valorizzate. Intanto grazie all'onorevole Cesare Damiano. Arrivederci, onorevole. Arrivederci, arrivederci. Allora, dopo questa parentesi con il presidente della Commissione Lavoro alla Camera del Partito Democratico, noi ci lasciamo per un breve istante, fra poco.